capire cosa sta succedendo intorno a Busto Arsizio, perché un piano di governo del territorio è vero che riguarda prevalentemente, principalmente il territorio di un comune, ma è anche all'interno di un ambito territoriale che ha determinate peculiarità e determinate caratteristiche. Quindi ecco, questa foto aerea individua rispetto a Busto Arsizio tutto il sistema urbano che sta attorno a Busto Arsizio, mentre sull'estremo lato sinistro abbiamo invece l'attuale aeroporto di Malpensa. Chiaramente si legge bene sia in grigio tutta la parte urbanizzata, sia il sistema delle infrastrutture e anche il sistema del verde. Ecco, quella che noi abbiamo individuato città Malpensa viene, se vogliamo, sinteticamente rappresentata in questa slide. È una città che ha 250.000 abitanti ed ha un territorio di circa 27.000 ettari di estensione. Quindi è una città che ha dimensioni importanti, che è composta da comuni importanti, di cui Busto Arsizio è sicuramente uno dei comuni principali, ma che nella sostanza si ritrova a condividere problematiche, opportunità, criticità e potenzialità. Quindi è un territorio che rispetto a uno sviluppo storico, se vogliamo, ma anche più recente, ha la necessità di capire quali possono essere delle opportunità e delle potenzialità affinché per il futuro, oltre ad una pianificazione e ad un'urbanistica di livello locale, ci possa anche essere un livello superiore, quindi un livello di aggregazione, come noi abbiamo indicato all'interno di questa slide, che in questo momento noi abbiamo come locuzione individuato come città Malpensa, ma che può avere altre eventuali denominazioni, ma che ha come elemento fondamentale quello di riunire un territorio, di riunire diversi comuni affinché, individuando dei momenti di governance, dei momenti di coordinamento, si possano raggiungere degli obiettivi di sviluppo del territorio. Questo è l'obiettivo per cui noi vogliamo lavorare e per cui questo piano intende aprire uno scenario e una prospettiva che possa andare oltre quella che è la parte e la visione di scala locale. Ecco, questa è una tavola che evidenzia in giallo le trasformazioni che stanno avvenendo, quindi le trasformazioni che si muovono prevalentemente lungo gli assi e lungo le direttrici che partono o arrivano a Milano, e una di queste direttrici chiaramente è quella che si dirige verso il territorio ovest e che si muove lungo la rete delle infrastrutture storiche collega Milano con Malpensa, che quindi attraversa i comuni di Lainate, Castellanza, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e poi si dirige verso Malpensa. Ecco, questa slide mette in evidenza quelle che sono le opportunità vere di questo territorio, che si muove attorno a due progetti di scala, diciamo, internazionale: la realizzazione della nuova fiera e l'iniziativa Expo 2015, che chiaramente hanno scenari di scala internazionale. Abbiamo poi quello che noi abbiamo chiamato Porta Ovest, che è l'aeroporto di Malpensa, e anche in questo caso stiamo parlando di uno scenario di scala sovralocale, di scala internazionale. In mezzo, no, le due frecce stanno a significare come tra questi due e tra la città di Milano si possano trovare delle opportunità e delle strategie per individuare delle potenzialità di sviluppo di carattere generale. Chiaramente questo territorio, un altro elemento importante che è emerso da questa analisi che noi stiamo facendo, è fortemente infrastrutturato sia dal punto di vista viabilistico, e quindi questo è il sistema delle infrastrutture, se vogliamo, evidenziate sia quelle esistenti e quelle in progetto, dove sicuramente progetti importanti che verranno realizzati nei prossimi anni partono dal progetto della Pedemontana per andare alla variante della SS33, e che si appoggiano chiaramente su una rete di direttrici storiche che riguarda sia il sistema autostradale ma sia il sistema delle strade statali che attraversano i centri edificati di questo territorio. Sempre in evidenza, noi vogliamo mettere sempre il territorio di Busto Arsizio e
il territorio, l'ambito territoriale occupato dall'aeroporto di Malpensa. Questo è invece il sistema della rete ferroviaria, anche in questo caso un sistema forte, un sistema in grado di garantire sia collegamenti locali e sia collegamenti di scala nazionale e internazionale. Chiaramente, come potete vedere, il territorio di Busto Arsizio è sicuramente interessato da, oltre che da una rete di infrastrutture ferroviarie importante, anche da tre stazioni ferroviarie che chiaramente consentono di garantire adeguati livelli di accessibilità sia verso l'aeroporto, sia verso Milano, ma soprattutto anche dall'esterno verso la città di Busto Arsizio. Questa che abbiamo rappresentato è il sistema, invece il sistema ecologico, un altro elemento importante che noi stiamo indagando, che stiamo approfondendo, cioè tutto ciò che oggi è non edificato all'interno del territorio. Chiaramente ciò che non è edificato ha valori, ha significati diversi, andiamo da valori elevatissimi di carattere naturalistico a valori di carattere ecologico ambientale a valori di carattere paesaggistico. Ecco, all'interno di questo scenario chiaramente noi ci vogliamo muovere e poi vedremo anche in che modo proporre interventi e strategie adeguate. Questo sempre sul tema delle aree non edificate sono quelle che il PDCP individua come ambiti agricoli strategici, quindi come quelle parti di territorio che hanno un'importanza e un significato che va oltre la necessità di un utilizzo, ma che invece è fortemente legato all'uso agricolo e alla non edificabilità del territorio. Quindi quelle che voi vedete sono quelle aree agricole strategiche individuate all'interno del territorio di Busto Arsizio. Ecco, la città che vogliamo. La città che vogliamo è un obiettivo che noi abbiamo voluto individuare come obiettivo che non è direttamente legato alla città di Busto Arsizio, ma è un obiettivo che noi vogliamo porre come scenario di lungo periodo. Infatti è uno scenario al 2020, quindi uno scenario fra 10 anni, dove noi immaginiamo che le scelte, le strategie, gli interventi del piano abbiano avuto una loro attuazione. E allora, partendo da una realtà urbana che è quella che oggi noi abbiamo, quindi da una realtà urbana che abbiamo ereditato, che è in evoluzione, che è in movimento, che si sta modificando, che ha interventi che sono già stati decisi e che verranno attuati, su questa situazione noi proponiamo alcuni interventi. L'obiettivo, l'insieme di quello che abbiamo e di quello che noi proponiamo, secondo noi crea questo scenario al 2020 di quello che può essere una città che vorremmo desiderare di avere, che noi poniamo all'attenzione dei cittadini di Busto Arsizio, perché possa essere un obiettivo che, oltre che condiviso dalla parte politica, diventi anche un obiettivo che i singoli cittadini si vogliono porre e quindi condividono anche con coloro che in questo momento stanno affrontando, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto anche dal punto di vista politico-amministrativo, questo percorso di elaborazione del piano di valore del territorio. Per cui parliamo di una città fortemente integrata, recuperando un po' l'obiettivo del territorio circostante. Quindi Busto Arsizio non può immaginarsi come una città isolata, ma si deve per forza pensare all'interno di un'integrazione territoriale che è di area vasta, più o meno vasta, a seconda di quelle che saranno chiaramente le capacità dei comuni di riaggregarsi attorno ad obiettivi e a strategie condivise. Busto Arsizio per noi potrà essere una città verde, partendo anche qui da un patrimonio che oggi è esistente, che noi intendiamo consolidare e potenziare ulteriormente nelle proposte progettuali all'interno del piano di governo del territorio. Busto Arsizio potrà essere una città multifunzionale, dove per multifunzionalità intendiamo una ricchezza di attività e di funzioni che consentano alla città di vivere durante le 24 ore di una giornata. Quindi una città ricca di studenti, ricca di lavoratori, di gente che entra al mattino e che esce la sera, di gente che esce al mattino e rientra la sera, di persone che abitano, di persone che hanno bisogno di servizi. Quindi un insieme variegato e articolato di attività, e solamente questo insieme, l'equilibrio tra più funzioni, tra più attività, può garantire
questa multifunzionalità che noi riteniamo sia una risorsa molto importante all'interno di una città. Busto Arsizio potrà essere una città delle imprese, imprese perché chiaramente riteniamo che il tema del lavoro, il tema dell'economia sia uno degli elementi fondamentali. E allora all'interno del piano noi vorremmo trovare delle progettualità, degli obiettivi che consentano di consolidare, di potenziare, di anche di innovare in funzione chiaramente anche dell'evoluzione del tessuto delle imprese esistenti, affinché Busto Arsizio possa mantenere questa caratteristica di città delle imprese. Ma noi riteniamo anche che Busto Arsizio possa essere una città bella da abitare, mantenendo due concetti, quello della bellezza e quello dell'abitabilità. Abitabilità in quanto oggi non è più il momento di lavorare sulla quantità. Diciamo che il fabbisogno e l'esigenza di sviluppo delle città, delle nostre città, è stato abbondantemente soddisfatto. Oggi dobbiamo recuperare livelli di qualità che probabilmente nei decenni precedenti non erano sicuramente al primo posto nell'attenzione di tutti noi, ma che invece oggi possiamo recuperare. E questo significa anche recuperare qualcosa sul termine della bellezza, perché tutti noi siamo contenti di abitare una città che è bella,